Ciao a tutti, parliamo un po' di Emmanuel Macron, il presidente francese tanto amato da una certa parte della sinistra italiana come antagonista al sentimento sovranista che si è sviluppato ultimamente in Italia. Trovo molto ingiustificato questo affetto per Macron, che io considero un nazionalista. Perché? Perché prima di tutto fa gli interessi della Francia, come Trump fa gli interessi dell'America, come Putin fa gli interessi della Russia, Macron fa certamente gli interessi della Francia, almeno della sua elite. E lo fa però a discapito degli altri paesi, perché la Francia è un paese neocolonialista. La Francia non ha mai abbandonato le sue colonie in Africa, continua ad avere legami molto stretti, che si potrebbero anche definire di sfruttamento, e è certamente corresponsabile dei flussi migratori. Eppure in Europa Macron è certamente un europeista, però bisogna andare a vedere perché lo è, in che senso lo è. Macron è un europeista perché la Francia, dopo la Germania, è il paese che più controlla l'Europa, quindi l'Unione Europea è un feudo della Francia e della Germania, e per questo Macron non vuole, Macron è fortemente contrario a movimenti anti-europeisti che provocherebbero la scissione dell'Unione Europea e quindi un minor controllo sulle politiche degli altri paesi. E, ecco, nazionalista perché fa gli interessi della Francia a discapito degli interessi di altri paesi. Poi il personaggio che non sia molto trasparente, molto limpido, si capisce dalla sua incoerenza, perché quando si scaglia contro i paesi Visegrad che non accolgono migranti, quando critica l'Italia per la mala gestione dei migranti, per non volerli accoglierli, per trattamenti disumani, eccetera, ecco, bisogna vedere cosa fa il suo paese. Ventimiglia è bloccata, anche l'ultimo caso della nave Ricciotti, la Francia non ha preso nessun immigrato, e quindi sì, parla bene ma razzola male. Cosa stanno facendo? Forse stanno pulendo il laghetto. Ecco, questo era quello che volevo dirvi. Prima di fare gli elogi di una persona bisogna un po' vedere come si comporta, non solo quello che dice. Tra l'altro mi risulta che anche nella politica interna in Francia Macron non sia proprio uno di sinistra che difende i lavoratori, mi sembra che ci siano parecchie proteste. Quindi ecco, mi sembra molto strano che questo sia scelto come paladino dalla sinistra italiana. Ritengo che questa sia più che altro una scelta per avere un antagonista forte alle politiche del governo italiano. Ecco, questo è quanto. Buona giornata a tutti. Ciao.